ricordatevi sempre, se andate in acqua c'è un'emergenza come stamattina, tre fischi lunghi, saliamo veloci e partiamo come stamattina. Dare una muta di quelle azzurre dovrebbe essere una di quelle asciutte che diamo a Denisa. 1, 2, 3, siamo in 3-4 sommozzatori, quindi siamo in piena sicurezza. L'obiettivo è farvi capire anche a voi quanto è la porta della corrente. Stamattina siamo venuti a fare a Gerra d'Adda, sul fiume Adda. E quindi ho avuto l'occasione per la prima volta di affiancare i sommozzatori. Avevo paura perché loro ci spiegavano cose di cui non avevo mai sentito parlare e l'idea di doverle fare anch'io nel lago mi spaventava. Questo percorso lo facciamo anche con la maschera oscurata, quindi senza vedere nulla, fidandosi solamente delle sensazioni che si sentono, quindi la corda sulle mani e la corrente. Questo serve a un soccorritore per vincere il panico, quindi si perde la cognizione del tempo perché si scende con un istruttore. Prima abbiamo raggiunto con il gommone la centrale idroelettrica, poi siamo scesi appunto e abbiamo raggiunto il punto dove il fiume Adda si incontra con questo canale. Quindi ci si aggancia, quando tutti siamo agganciati darò l'ok a lui, lui darà l'ok a tutti, ci si sgancia tutti insieme, datevi una spinta pure con le gambe e allontanatevi dal gommone che lui in retro sfilerà in retro. Una cosa volante per te è la posizione di sicurezza, che è quella a pancia in su, con le gambe, con i piedi sempre fuori dall'acqua. Poi però quando sono entrata ho visto che non c'era niente da temere perché loro erano piuttosto preparati. E poi è stato anche piacevole perché era una bella giornata e abbiamo fatto, diciamo, un bel bagno. Pronti? Ok, via. Vai. Mi è stato curioso vedere come all'apparenza il fiume sembra, diciamo, tranquillo, però una volta dentro la corrente ti porta via. È stata una situazione sicuramente molto riflessiva perché ci fa pensare ai grandi rischi che possono correre l'acqua, vedendo l'apprensione che prendono anche loro che sono professionisti, ci fa capire che con l'acqua non c'è da scherzare. Una cosa che ho trovato un po' difficile da imparare è stato il fatto che comunque per raggiungere magari una sponda bisogna nuotare con un'inclinazione di 45 gradi e non puntando la sponda al punto dove da raggiungere, ma il punto sull'altro lato. Durante il pranzo invece suona squillato ancora il telefono delle emergenze e questa volta era una cosa molto più seria, infatti era un codice rosso. Abbiamo subito capito da come ha risposto il caposquadra che era una cosa seria e non c'era da scherzare, infatti ha allertato subito tutta la squadra, i sommozzatori insieme a un nautico, hanno messo in moto il gommone e sono partiti alla ricerca di un ragazzo che era caduto nel fiume Adda. Pecca dentro, li porta fuori e da lì poi si spaventano. Noi non siamo potuti andare con i sommozzatori perché non se la sono sentiti loro, ma nemmeno noi. Credo che se avessero fatto la proposta non saremmo andati perché era una situazione veramente di emergenza, saremmo stati solo d'impiccio per una situazione del genere. Grazie all'intervento dei sommozzatori e dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo di questo ragazzo e l'hanno trasferito sulle di soccorso dove hanno cominciato le varie tecniche di rianimazione. Qual è la motivazione che vi spinge ogni domenica a essere qua come volontari a prevenire e a salvare persone in pericolo? Il fatto di avere delle competenze specifiche in subacquea, quindi conoscere un pochettino come si fa a intervenire in acqua con l'obiettivo di cercare di risolvere un problema. Arrivare un attimo prima che una persona abbia un grosso problema e se purtroppo il problema c'è già, è già capitato, fare in modo che la persona che ha avuto un incidente in acqua possa comunque tornare alle proprie case. Le sensazioni, un'esperienza che ci ha sicuramente segnato. Che cosa gli abbiamo lasciato noi ragazzi on the road e quale consiglio vorrebbe dare ai giovani d'oggi? È stato un piacere lavorare con dei giovani, vedere che ci sono dei giovani che vogliono mettere a disposizione del loro tempo libero. È stato veramente per me un piacere e un onore lavorare con voi. Anche per noi. Anche per noi. Grazie.